ha cercato di capire da dove arrivassero questi soldi, perché ci sono 115 miliardi in 7 anni che arrivano in contanti. 115 come miliardi dell'epoca, che sarebbero sui 500 di oggi, esatto. Che arrivano in contanti, immagino in valigioni, in tir, non lo so come dove si trasportino. Dove provenivano questi soldi? Alla fine il dottor Giuffrida si arrende, alza le mani e dice provenienza sconosciuta. Uh-huh. E quindi bisogna... Banche. Beh, una, la più famosa, è la Banca Rasini, quella dove lavorava il padre del cavalier Silvio Berlusconi. Che ruolo aveva nella Banca Rasini il padre Silvio Berlusconi? Credo che cominciò da impiegato e poi divenne, se non ricordo male, direttore generale. Uh-huh. Ed è una delle banche che è indicata dai giudici di Palermo come quelle utilizzate per il riciclaggio del denaro della mafia. Noi siamo morti in questo momento, vuoi dirmi? Quante querele vuoi prenderti, se no smettiamo. Beh, il libro è interessantissimo, è meraviglioso. Tu Craxi ha partecipato alla fondazione di Forza Italia. Ah, quello è un altro documento straordinario. Secondo me. C'è un piccolo democristiano milanese che si chiama Ezio Cartotto, che viene ingaggiato da Marcello Dell'Utri. Marcello Dell'Utri è il braccio destro di Silvio Berlusconi, uh-huh. Palermitano, uh-huh. L'uomo che nel 1974, quando Berlusconi ha bisogno di uno stalliere, va a Palermo, prende un boss mafioso, glielo porta a Milano e glielo mette in villa per un anno e mezzo. Si chiamava Mangano questo boss, uh-huh. È stato poi processato al maxi processo di Falcone e Borsellino e poi è stato condannato all'ergastolo per traffico di droga, mafia e omicidio. Uh-huh. Ed era in rapporto con Dell'Utri fino almeno al 93-94. Chiusa la parentesi, stavamo dicendo Dell'Utri... Hai fatto la parentesi da niente. Che la reazione di Dell'Utri mi sorprese alquanto, in quanto mi disse testualmente: Silvio non capisce che deve ringraziarmi, perché se dovessi aprire bocca io, puntini, puntini. Queste sono dichiarazioni di Cartotto. Queste sono dichiarazioni rese da Cartotto alle procure di Caltanissetta e Palermo, che indagano sui mandanti a volto coperto delle stragi del 1992 e 93. E cosa c'entrano? E cosa c'entrano? Quante querele vuoi beccarti? Allora, che cosa c'entrano? Siamo cercando di capire, stai tirando fuori delle cose che non stanno dicendo in terra, è una logica normale, credo, no? Eh sì, allora abbiamo... Non essere così soddisfatto, è una cosa tremenda, oh mamma mia. No, sarà che le conosco, ah, quindi ok. Do un po' meno peso. Sì. No, c'è un atto assolutamente pubblico, sì. La requisitoria del pubblico ministero Luca Tescaroli al processo di appello per la strage di Capaci, dove sono stati condannati tutti i boss di Cosa Nostra, sì. Da Riina in giù. Sì. Per avere ordinato e realizzato la strage che ha visto la morte di Falcone, della, sì, moglie e degli uomini della scorta. In questo processo di appello il PM Tescaroli fa un accenno ad un'altra indagine che è in corso alla procura di Caltanissetta e che riguarda i mandanti a volto coperto, cioè coloro che avrebbero, diciamo, suggerito, se non altro la tempistica, sì, ai mafiosi. Per quelle due stragi in sequenza che erano Capaci e poi Via D'Amelio. Voi ricorderete che in 50 giorni saltarono in aria i giudici più famosi d'Italia a Palermo, cioè Falcone e Borsellino. Intere autostrade sventrate, certo, cioè una cosa mai vista, sì, forse in Colombia. E questo pubblico ministero nella requisitoria ha sostenuto, ha ricordato le parole di alcuni collaboratori di giustizia, i quali sostengono che Totò Riina, prima di mettere a punto queste stragi, aveva incontrato alcune persone importanti, come le chiamava lui, e questi pentiti riferiscono che erano Berlusconi e Dell'Utri. Naturalmente tutto ciò è una requisitoria, un documento pubblico, è una cosa che è stata letta in udienza e noi l'abbiamo pubblicata, non è una sentenza, ci mancherebbe altro. È semplicemente uno spunto di indagine che, mentre Tescaroli parlava, era in corso, e altre indagini ci sono sulle stragi del 93, perché voi ricorderete che nel 93 ci fu quella replica, quando la mafia stranamente cominciò a occuparsi del patrimonio artistico. Cioè la mafia uscì dal territorio siciliano e cominciò a mettere bombe agli Uffizi, a Via Palestro a Milano e qui a Roma, Costanzo, a San Giovanni in Laterano. Costanzo anche. Per non parlare dell'attentato a Maurizio Costanzo, che è un altro caso clamoroso. Sì. È molto interessante, soltanto a livello cronologico, sì, leggere quello che racconta Cartotto, e cioè che Maurizio Costanzo era uno, all'interno della Fininvest, ferocemente contrario alla nascita del partito della Fininvest, cioè all'ascesa in campo, certo, della Fininvest in politica. Certo. E insomma, bel quadretto. Beh, direi una rivelazione esplosiva. Il giro delle sette chiese per offrirla a tutti quelli che hanno i programmi in prima serata, sì,
ai telegiornali, sì, e tutti gli hanno detto che non gli interessava perché era roba vecchia. In realtà questo è l'ultimo documento filmato di Paolo Borsellino prima che salti in aria. Uh-huh. È stata fatta il 21 maggio del 92, sì, due giorni dopo salta in aria Falcone, sì, 50 giorni dopo salta in aria Borsellino. E cosa c'è di così drammatico in questa intervista? Beh, è un'intervista abbastanza agghiacciante per chi la vede soprattutto col senno di poi, cioè la vede come il testamento spirituale. Borsellino dice alcune cose. A, che la procura di Palermo in quel momento sta indagando sui rapporti fra Berlusconi, Dell'Utri e Mangano. E poi dice un'altra cosa. Dice che in una intercettazione del 1981 tra Mangano e Dell'Utri, Mangano sta contrattando con Dell'Utri a proposito di un cavallo. E Borsellino dice: nel maxi processo noi abbiamo appurato che Mangano, quando parla di cavalli, intende partite di droga. Quando poi il giornalista, che è un francese, quindi fa domande, gli dice: Se ricordo bene, nell'inchiesta c'è un'intercettazione fra Mangano e Dell'Utri in cui si parla di cavalli. Borsellino, che è anche evidentemente un fine umorista, risponde: beh, nella conversazione nel maxi processo, se non piglio errore, si parla di cavalli che dovevano essere mandati in un albergo. Quindi non credo che potesse trattarsi effettivamente di cavalli. Se qualcuno mi deve recapitare due cavalli, me li recapita all'ippodromo o comunque al maneggio, non certamente dentro un albergo. Allora, voi immaginate un'intervista di questo genere rilasciata oggi da Borsellino vivo. Che cosa si direbbe di Borsellino? Che è una toga rossa, che è arrivata alla cavalleria comunista, che non a caso è un complotto politico, la giustizia e orologeria. Il problema è che pare che Paolo Borsellino votasse Movimento Sociale. Cioè apparteneva a quella tradizione della destra, la nobile tradizione della destra legalitaria, che in Sicilia faceva fronte contro la mafia, per cui andava perfettamente d'accordo con i suoi colleghi che erano di sinistra. Immaginatevi se un uomo come Borsellino fosse sopravvissuto e avesse rilasciato oggi questa intervista, dove sarebbe già finito, come minimo davanti al CSM, come minimo. No? È una cosa il fatto che in questo paese un'intervista del genere non trovi un programma che la trasmette in prima serata ma debba andare di notte, certo, è abbastanza significativo. E che fine ha fatto questa bobina poi? La bobina c'è, è stata acquisita agli atti della procura di Caltanissetta, che indaga sulle stragi, perché è molto interessante sapere di che cosa si stava occupando la magistratura palermitana nel momento in cui saltavano in aria, certo, i suoi due maggiori esponenti, certo, o no? Certo, moltissimo. E quindi è stata acquisita. È molto istruttiva, secondo me, no? Andrebbe discussa, andrebbe discussa. Io ci vorrebbero delle risposte. Io ho invitato il cavaliere Berlusconi qua, ma non viene. Più di così non so cosa posso fare. Spero che in realtà in un qualsiasi altro paese europeo o del mondo anche un ventesimo di queste piccole rivelazioni scatenerebbero il terremoto politico. Qua invece non capita nulla. Sì, oggi è venuto a interessarsi di questo libro e a farmi una piccola intervista, sì, un giornalista del Financial Times, sì, il quale mi raccontava l'avventura di un dirigente molto promettente del Partito Conservatore Britannico. Mi ha lasciato anche un appunto con il nome, quindi voglio essere preciso. Sì. Si chiama Jonathan Aitken, sì, il quale un giorno, convocato ad un processo che riguardava chi avesse pagato il conto di albergo da 3 milioni di lire di sua figlia, ha mentito, cioè ha detto una cosa invece di un'altra. È stato immediatamente impacchettato, portato in carcere, un ex ministro nonché parlamentare conservatore, è rimasto in carcere 6 mesi ed è uscito l'altro giorno. Poverino! E ha ovviamente la carriera politica finita, ma aveva mentito su un conto di 3 milioni della figlia. Sì. Cioè io non oso immaginare quanta gente ci sarebbe nel Parlamento italiano se vigessero le stesse leggi, probabilmente sarebbe semideserto. Io mi chiedo, caro Marco, a questo punto io mi chiedo in che paese viviamo. Comunque volevo ringraziarti perché, davvero, tu facendo questo libro e
parlando come fai, dimostri di essere un uomo libero, e non è facile trovare uomini liberi in questa Italia di merda, devo dire la verità. Ti ringrazio molto. Sai che cosa? Mi veniva in mente una cosa. Sì. Quel governatore della Pennsylvania che un giorno si presentò in televisione e si infilò la canna di una pistola in bocca e si sparò. Credo che tu stasera più o meno... non lo farei mai. Avresti fatto molto prima. No. Grazie, Marco. Grazie. Signori, a te. Marco Travaglio.